cosa che hai detto, no, che secondo me è interessante, cioè che dimostrarsi squadra dopo così poco tempo è molto più difficile in una partita di questo tipo, sì, certo, che non in un contesto diverso, quindi immagino che ti porti dietro qualcosa di importante da questo punto di vista, un Desenzano che ha già fatto vedere insomma di saper soffrire, non tanto per, non solo per la difficoltà dell'espulsione, ma per il contesto ambientale che era molto complicato. Sì, sì, sono d'accordo, ma ragazzi, cioè io ho cercato in tutti i modi in questa settimana, soprattutto le ultime due, di fare capire le difficoltà che ci sono intorno un po' alla prima giornata, perché comunque la prima giornata l'avversario è pulito, tu non hai ancora fatto punti, sei molto rinnovato, non hai ancora mai vissuto delle situazioni limite, e quindi ci sono tanti aspetti che sono legati un po' alla prima giornata. È un po' come la prima volta che fai una cosa, dopo che l'hai fatta impari a farla, il problema è che non l'hai ancora fatta. E sulla prima giornata secondo me questo aspetto qua viene enfatizzato, soprattutto poi nel momento in cui la giornata è di questo tipo, piove così, il campo è così pesante, l'avversario comunque è di questo tipo anche dal punto di vista caratteriale, lo sapevamo, e quindi io dicevo ai ragazzi è un po' come spingere una macchina da fermo, no? Con le mani, un conto è iniziare a spingere e poi sfruttare l'inerzia, un conto è farla muovere al primo sforzo, il primo sforzo è sempre molto molto alto, e ragazzi penso è andato tutto, è stata una gara equilibrata. Primo tempo comunque più giocata da noi, ma comunque contro un avversario che ribatteva colpo su colpo, non si è mai fatto schiacciare troppo, è vero che magari non si riusciva a palleggiare come noi avremmo voluto, però il primo tempo era anche giocabile il campo, dai. Finire in vantaggio è stato molto molto importante, perché finire in vantaggio il primo tempo come oggi, dopo sapendo che nel secondo tempo il campo sarebbe peggiorato, ci ha dato grande forza, e poi il secondo tempo loro hanno provato a partire un po' più forte, però sì, hanno guadagnato credo 10-15 metri di campo a livello di territorialità, ma non hanno mai avuto occasioni, noi siamo stati sempre ordinati e fino all'espulsione secondo me era una partita che stavamo portando un po' nella direzione che dovevamo portare, magari ci mancava oggi qualche cambio davanti di freschezza per poterla poi chiudere in contropiede, no? Perché avendo fuori magari sia Petrelli sia Barranca, sono due giocatori al di là che partano, che entrano, poi una gara del genere se entrano giocatori molto freschi davanti è una situazione che puoi sfruttare meglio, abbiamo spremuto molto quelli che avevamo, e poi comunque Bianchetti si è spremuto molto, Cavallini ha tutto e poi ha fatto, è stato premiato anche dal gol trovato, ma dopo una partita insomma di grande generosità. Assolutamente sì, parlavi appunto di due assenze nel tridente, però oggi mi sembra che la sintonia si sia vista. Sì, sì, ma io non parlo. Sembra che giochino quasi a memoria già. No, beh, sì, si è visto poco di gioco rispetto a quello che noi possiamo fare, ma il campo oggi chiedeva questo. Poi io non parlo di assenze titolarità o non titolarità, perché per me non esistono. Diciamo che abbiamo un parco attaccanti importante, è chiaro, se ne togli due è sempre importante, ma con due in meno. Più che altro in quella poteva essere, vista la partita, la velocità di ripartenza nei ultimi 20 minuti, perché comunque lì davano la sensazione loro che comunque quando ripartivi potevi veramente chiudere la gara, però direi che chi c'era in campo ha dato tutto, ha fatto bene e si è stati anche premiati, però bisogna anche sottolineare che il Sondrio ha fatto un'ottima gara. Abbiolini, hai detto qualcosa in particolare per questa, chiamiamola, piccolo neo? Ma no, ma ragazzi giovani purtroppo hanno diciamo un po' di esuberanza, ma una gara del genere può capitare a chiunque, una situazione del genere, avevamo Camallini già ammonito, situazioni che ci siamo ripetuti tanto anche da fuori, perché comunque poi non tutte le situazioni sono così pulite e le puoi prevedere, quindi poi un difensore una volta che rimane in campo, se si trova in situazioni limite, la palla schizza, sei da dietro, cioè io non posso improvvisare niente, anzi secondo me Camallini ha fatto una prima partita, è un ragazzo al debutto, Melani al debutto la scorsa, ha fatto bene oggi, cioè per il 2006 è importante questo, perché comunque sono tutti ragazzi, non dimentichiamo che non ha mai giocato una partita in prima squadra, e quindi al di là che hanno fatto stagioni importanti come Melani a Sampdoria e Biondini alla Ternana, però comunque il debutto è sempre una situazione mentalmente importante, quindi io sono contento di come sta facendo i giovani in generale, c'è Carini che ha fatto una partita importantissima, la scorsa aveva giocato Vittolo, cioè è importante che loro capiscano che può toccare sempre a qualcuno, potrebbe farsi trovare pronti, ovviamente da oggi iniziano a essere partite pesanti sul piano mentale, sulla spesa, non è come nel precampionato, e quindi c'è sempre più bisogno della rosa, come si può intuire ci sarà già sabato a Magenta. E come se ti chiedo una cosa a livello di condizione fisica, nel senso che si è appena partiti con le partite, però a settembre di fatto già un mese in cui si comincia a giocare tanto, gli infrasettimanali, ecco, da domenica scorsa a oggi
questo Desenzano è cresciuto, se sì, quanto è cresciuto e quanto sta migliorando. Allora, sicuramente sono imparagonabili le partite, sì, sia per, quello, per quanto riguarda il tipo di gara, sia per quanto riguarda il clima, e comunque oggi quello in questo senso può aiutato, perché è vero che era pesante il campo, però comunque non c'era quella calura, diciamo, dell'estate, però io ero convinto che oggi saremmo stati meglio che domenica scorsa. Chiaro che lo stare meglio poi magari si traduce in non dare campo agli altri, lì dipende dall'andamento della gara, ma nello stare bassi secondo me nell'ultima mezz'ora siamo stati tanto vivi, nei duelli, non siamo, cosa che invece per esempio con Di Gasio dava la sensazione ancora un po' di subire negli uno contro uno, oggi secondo me siamo stati molto reattivi e questo è conseguenza chiaramente di una squadra che è normale vada sempre più in condizione, ma non avevo dubbi in questo senso. Io so che tornavo dall'infortunio, però sono ancora... Allora, queste sono cose che possono capitare, noi eravamo convinti che potesse giocare, e ha sentito ancora un po' di fastidio sullo stesso punto, è un problema che lui si trascina un po' da tempo, si sistemerà e rientrerà a darci una mano il prima possibile.